Carne Viva è una storia abbastanza semplice, tutto sommato, la storia di una ragazza che rimane incinta quando è minorenne, e con tiene la bambina e perde l'occasione di andare all'università, comincia una vita frenetica di lavori nei ristoranti come cameriera, anche se questa parola la disturba nella pancia, dice come attraversare una casa di cura per anziani, e entra in una spirale di autodistruttività fatta di sesso e droghe. Non sempre, non tutte queste due cose sono estremamente negative o estremamente vissute in maniera autodistruttiva. Il sesso non è sempre la stessa cosa, in questo libro la droga non è sempre vissuta nella stessa maniera. Vorrei dirvi tra l'altro la mia esperienza di lettura di questo libro, perché io non l'ho letto per presentarlo, io l'ho letto per i fatti miei questo libro. Quando per caso mi hanno chiesto di fare questa cosa, mi sono stato molto lieto perché l'avevo letto e mi era piaciuto, ma quando mi è arrivato, io l'ho cominciato, ho letto le prime tre pagine e l'ho mollato perché forse avevo delle altre cose da leggere, i libri ne entrano tanti in casa, ne compro tanti, insomma non sempre si riesce a stare, e mi sembrava aveva qualcosa di, per me, di déjà vu, perché cominciava con delle scene a motel, di sesso, che avevo già visto in tanti film americani, in tanti libri. Poi, dopo un po' di giorni, dopo un paio, due o tre settimane, l'ho ripreso così, di slancio, non so, mi è venuta questa voglia di ricominciare, e sono letteralmente sprofondato dentro questo libro, che mi ha completamente preso. Cosa è successo? Ho letto praticamente 100 pagine di un fiato. Questo libro in realtà non è un libro di trama, non c'è una grande trama, vi ho detto questa cosa. Ristoranti, droga, sesso e l'amore, naturalmente. Questo titolo originale è Love Me Back, è un libro d'amore, questo pieno di eros nel senso più profondo. E non è un libro di trama, è un libro di voce. È una scrittura magnificamente avvolgente, ti fa entrare dentro la testa di questo personaggio con una forza, con un erotismo, nel senso, con una sensualità, perché richiama i sensi. Cioè, nella recensione di cui accennavamo prima, Claudio Durastanti diceva che è eccitante tuo malgrado questo libro, anche quando tu non lo vuoi. È straordinario, insomma, hai la sensazione di vivere all'interno della testa di una persona, e la voce di Marie, la protagonista di questo libro, è una voce che non si dimentica, veramente. E che regge come una nota tenuta altissima, continuamente, tutto il libro. Questo libro non procede secondo una linea cronologica, anzi a volte cambia addirittura, il narratore si rivolge direttamente alla figlia in alcuni capitoli, in altri no. Come è nata l'idea di questa struttura? Come è nata, perché poteva essere solo così o ti piaceva, ti sembrava più efficace, o perché lei miracolosamente è riuscita a tenere insieme tutto il libro senza un momento di cedimento, con questa struttura che segue continuamente, quasi soltanto il flusso della voce di Marie. So when I started writing stories, I discovered that a typical structure for an individual story for me was to spend. Quando ho cominciato a scrivere racconti, mi sono resa conto che tipicamente per me il singolo racconto si strutturava un po' sempre nello stesso modo, cioè passavo metà del racconto a creare un'ambientazione, un contesto, a descrivere i personaggi, l'ambiente, e poi più o meno dalla metà, quando cominciava appunto la seconda parte del racconto, raccontavo un episodio specifico, succedeva effettivamente qualche cosa. Però questo non è che fosse un mio approccio intenzionale alla struttura narrativa, semplicemente ho scoperto che scrivevo così, che mi veniva da scrivere così, e tutti i capitoli di questo libro sostanzialmente mi sembra che funzionino un po' così. E forse anche il libro tutto insieme potrebbe sembrare che faccia lo stesso, che comincia a creare questo mondo, questa ambientazione, questo contesto, per poi far succedere qualcosa di specifico, anche se poi in realtà questo episodio specifico non avviene mai, non c'è un qualche fatto particolare che
dà avvio a una trama vera e propria. Tutti invece quei capitoli in cui Marie si rivolge in seconda persona alla figlia li ho scritti dopo, alla fine di tutto, per dare al lettore un altro modo di vedere Marie. Nel resto del libro lei è una... è impegnata in una costante performance, si esibisce quasi. Capiamo delle cose di lei, arriviamo a conoscerla soprattutto attraverso ciò che lei osserva degli altri. Però mi sembrava che questo non bastasse. Non la vedevamo mai fuori dal ristorante, sapevamo che aveva una figlia ma non la vedevamo mai interagire con questa figlia, mi sembrava che non bastasse, insomma. Volevo offrire diciamo un ritratto di Marie anche da un'altra angolazione, però al tempo stesso non volevo svelare troppo su di lei. Proprio mi riproponevo di sì, vederla da un'altra angolazione, ma come dire, sempre molto a piccole dosi. Quindi ho cominciato a scrivere questi intermezzi, diciamo, questi capitoletti più brevi, come se fossero delle meditazioni, semplicemente, in cui volevo dire molto molto poco su di lei, però ogni volta qualcosa. Dopo un po' ho cominciato, mi piacevano sempre di più, mi piaceva questa brevità, mi sono resa conto che non stavo semplicemente prendendo appunti per dei capitoli da scrivere, ma che stavo effettivamente scrivendoli questi capitoli, e quindi li ho lasciati così. Quando rileggo il libro oggi, devo dire che quelle sono le parti del libro che mi vado a rileggere per prima. Non è una costruzione artificiosa quella di questi intermezzi fra, diciamo, un capitolo e l'altro, come fra un racconto e l'altro. Non sono stati messi lì un po' apposta per far assomigliare il libro più a un romanzo. Non sono delle cose forzate, sono proprio, secondo me, essenziali al libro. Non posso dire che io ho avuto un'idea chiara di come strutturare il libro fin dall'inizio. Il libro ha preso la sua forma attuale in una serie di fasi successive, insomma, a seconda un po' di come veniva, ma non c'è stato un progetto chiaro fin dall'inizio.